di quanto la sana e corretta alimentazione possa essere un fattore fondamentale nella prevenzione. Addirittura il 40% dei tumori è influenzato dall'alimentazione senza senso positivo, perché quando seguiamo una dieta sana ispirata ai criteri della dieta mediterranea, noi ce l'abbiamo proprio nella nostra cultura, nella nostra tradizione, eppure la traviamo, la dieta mediterranea ci protegge dai tumori, così come invece un'alimentazione basata sul cibo spazzatura, sugli alimenti ultralavorati, su ciò che non è sano, favorisce l'espressione di tumori attraverso una parola magica che si chiama epigenetica, cioè la capacità dell'ambiente di modificare l'espressione dei nostri geni. C'è la nostra predisposizione genetica che ereditiamo dai nostri genitori ad ammalarci, ma se questa predisposizione si trasforma in malattia o meno dipende dall'ambiente e quindi dallo stile di vita, essenzialmente su come influenza l'espressione o meno dei geni che favoriscono lo sviluppo del tumore o che lo inibiscono, proteggendoci dai fattori ambientali negativi. Di questo e di molto di più ci parlerà un grande esperto della materia, uno studioso, Salvatore Ercolano, un fiore all'occhiello della nostra realtà cittadina e peninsulare, famoso in tutto il mondo come nutrizionista. Lui è presidente di un'associazione scientifico-culturale di cui anch'io mi pregio di fare parte, la SLAM, ed è, mi posso permettere di dire una cosa un po' al di fuori della scienza, un influencer alimentare, viene considerato a livello nazionale, cioè lui è molto seguito in tutta Italia per i suoi consigli sull'alimentazione, quindi è un vero onore averlo qui e anche componente della Consulta Sanità. Grazie, Salvatore. Grazie Carlo per la presentazione, ringrazio il Comune di Sorrento che è sempre molto sensibile per le tematiche riguardanti la salute e il benessere dei suoi cittadini. Adesso vedremo la stretta relazione che c'è tra l'alimentazione e il cancro. Sarà una relazione un po' scientifica e spero che vi possa appassionare alla scienza e alla biologia. Poi se avete domande dopo resto a disposizione. Il cancro è costituito da una famiglia di malattie caratterizzata da una crescita cellulare sregolata e dall'invasione e dalla diffusione di cellule dal sito di origine o sito primario ad altri siti del corpo. Quindi questa crescita, questa perdita di controllo cellulare può avvenire in sede oppure può invadere altri organi. Quando invade altri organi sarà molto più difficile da trattare e molto più pericolosa. Come potete vedere da questa immagine, l'alimentazione fa da ago della bilancia. Da una parte, se una corretta alimentazione sana, bilanciata e funzionale può prevenire e evitare un numero elevato di patologie, se invece un'alimentazione sconsiderata e scorretta e inadeguata può causare e predisporre al cancro. In particolare, una corretta alimentazione può agire su quelli che sono i fattori di rischio, come ad esempio l'eccesso di peso, l'obesità, l'iperglicemia, l'insulinoresistenza, può stabilizzare il DNA e quindi non farlo andare incontro a mutazioni che possono generare cancro, può in caso di patologia coadiuvare e potenziare la terapia medica e può migliorare la qualità della vita dei pazienti e in caso di remissione della patologia può evitare eventuali recidive. Quindi è importantissima non solo per la prevenzione ma anche per il trattamento in un team multidisciplinare. Il nostro ruolo principale come nutrizionista è quello di sensibilizzare in caso di eccesso di peso e di obesità verso il dimagrimento. Questo perché l'obesità è una condizione infiammatoria cronica che può causare oltre 200 patologie e può essere anche causa di cancro. In particolare, il tessuto adiposo presenta a livello della propria membrana un enzima che è l'aromatasi. Questo enzima crea uno squilibrio tra gli ormoni maschili e gli ormoni femminili che sono presenti nella donna. E avremo la conversione degli androgeni, che sono gli ormoni maschili, in estrogeni. Questo eccesso di estrogeni, questo eccesso di ormoni femminili, può essere convertito in estradiolo 3-4-chinone, che può creare un sito abassico e mutazione.
In particolare, gli estrogeni in eccesso sono in grado di legare dei recettori sulla membrana della mammella, del seno della donna. Lega gli stessi recettori che aumentano di volume durante l'allattamento, che permettono l'allattamento al seno. Avremo un aumento della frequenza di divisione cellulare, una riduzione dei tempi di riparazione, quindi la cellula non riuscirà a riparare il danno, la frequenza degli errori sul DNA aumenta sempre e quindi avremo il cancro alla mammella. Però noi sentiamo parlare spesso di alimentazione, di nutrizione, sui social, alla radio, sui giornali, incostantemente. Come potete vedere da questa immagine, questa è l'epidemia dell'obesità e l'Italia batte, come potete vedere, ogni record negativo. Però, dopo tutta l'informazione che ci arriva, perché l'obesità, secondo voi, esiste ancora sotto questa incidenza? Esiste perché fondamentalmente il mangiare è uno dei piaceri della vita. Noi mangiamo perché a noi fondamentalmente piace mangiare. Questo dobbiamo tornare un po' indietro all'uomo primitivo, quando i bisogni primari erano il cibo e l'acqua per la sopravvivenza e il sesso per la riproduzione. E l'appagamento dei bisogni primari determina il raggiungimento del piacere. Per comprendere questo dobbiamo comprendere bene quello che è il meccanismo del piacere. Il meccanismo del piacere si divide in due fasi. Una fase appetitiva, in cui io sono alla ricerca del mio piatto preferito. Dopo che ho raggiunto questo, questa condizione viene seguita da una condizione di euforia che mi aumenterà il desiderio di ripetere la ricerca. Questa fase è regolata molto delicatamente da un neurotrasmettitore a livello cerebrale che è la dopamina. In seguito si ha la fase consumatoria, in cui ho il raggiungimento dell'effetto, in cui sto mangiando il mio piatto preferito, sto provando piacere. Se ho la rottura di questi meccanismi, cadrò in quella che è la patologia del piacere, in cui avrò dei disturbi in quella prima fase, in quella fase appetitiva, che mi genereranno un comportamento ripetitivo adattativo che porterà fino ad assuefazione e a perdita di controllo. Questo sembra un meccanismo molto complicato, ma in realtà è molto semplice. Vi dico, il mio dolce preferito è la torta della nonna, quello lì tutto zucchero con la crema bianca e nera. Quando mangio quel dolce mi sento veramente bene. Il giorno dopo, per provare la stessa sensazione, mangerò un'altra fetta di dolce, fin quando la soglia del piacere diventerà sempre più alta. Non mi basterà solo una fetta, ma mangerò tutta la torta per provare lo stesso piacere. E quindi perderò la perdita di controllo, perché noi tendiamo a ripetere ciò che ci piace e il nostro organismo tende ad abituarsi. E quindi il cibo perde quella che è la sua funzione di sostegno e di nutrimento per l'organismo e diventa un sollievo per ansia, frustrazione e avvilimento, diventa un conforto, un compagno nei momenti di solitudine. Noi non mangeremo più per nutrirci, ma mangeremo perché siamo dipendenti dal cibo. Più zuccheri mangiamo, più abbiamo voglia di zucchero. E queste, come potete vedere, sono le curve che mettono in relazione la dipendenza dalla cocaina con il saccaroso e, come potete vedere, sono pressoché sovrapponibili. A noi cos'è che crea piacere? A noi crea piacere due combinazioni: la combinazione grasso e zuccheri, a noi piace un bel dolce, o la combinazione sale e zucchero, a noi piacciono le patatine fritte, la pizza, la mozzarella. E quando il commercio alimentare ha scoperto questo, ne ha approfittato creando delle combinazioni con lo scopo di creare dipendenza. Questo è uno dei motivi per cui non riusciamo mai a dire di no alla Nutella. Come potete vedere da questa immagine, l'insulina è un ormone prodotto dal pancreas che, in caso di eccesso di zuccheri, può andare incontro in sovrapproduzione e in insulino resistenza. L'insulina in eccesso è in grado di legare gli stessi recettori di un fattore di crescita tumorale e quindi può predisporre maggiormente verso la patologia. Come possiamo fare noi per prevenire o riparare questi meccanismi alterati?
Innanzitutto dobbiamo far passare il messaggio che la dieta è uno stile di vita basato su un'alimentazione equilibrata e attività fisica costante. Vanno evitate quelle diete drastiche, troppo restrittive, in cui si mangia poco e niente. Le diete, ne ho sentita una di recente, la dieta della mela: mangio la mela e poi nient'altro durante la giornata. La dieta deve innanzitutto appagare prima la mente e poi il corpo. Non deve discostarsi troppo dalle tradizioni culturali, deve seguire le nostre abitudini quotidiane e le nostre abitudini di studio e lavorative. La dieta deve comprendere tutti i macronutrienti, che sono carboidrati, proteine e grassi, e micronutrienti, che sono acqua, vitamine e sali minerali, per soddisfare il suo bisogno energetico giornaliero, che è il nostro metabolismo, che è strettamente individuale. Devono essere presenti nella dieta dei piatti completi e piacevoli. È fondamentale la combinazione con le verdure per abbassare proprio il carico glicemico, quindi il contenuto di zuccheri contenuti in un pasto. Ad esempio, se a un primo piatto associo un piatto di verdure, aumenterò i tempi di svuotamento gastrico e ridurrò anche gli zuccheri nel sangue. È fondamentale quindi la fibra. Sentite spesso parlare dell'asse intestino-cervello, ma c'è un asse che è anche quello che è l'asse intestino-tumori, in cui la fibra vegetale è in grado, cereali integrali, legumi, verdure, fermentano nell'intestino e producono una sostanza protettiva che è l'acido butirrico. L'acido butirrico è uno dei più potenti antinfiammatori che presentiamo in natura. Ha un'azione anche nell'andare a sopprimere la genesi tumorale e fa inibire i fattori di crescita tumorale. Quindi è fondamentale aggiungere le verdure e gli alimenti integrali alla nostra alimentazione. Poi ci sono dei fattori preventivi, come i glucosinolati, presenti in particolare nel cavolo, nei cavoletti di Bruxelles e nel cavolfiore, che vengono convertiti in isotiocianati, che hanno un'attività antitumorale e sostituiscono l'attività dei geni oncosoppressori. E poi la glucofaranina, che è presente in particolare nei broccoli, che a contatto col nostro intestino viene convertita in sulforafano, che ha un'attività antitumorale soprattutto per quanto riguarda la prevenzione del cancro alla mammella. Poi ci sono altri fitocomposti come le epigallocatechine del tè verde, che dobbiamo fondamentalmente iniziare a inserire nella nostra alimentazione, la curcumina della curcuma e il resveratrolo dell'uva rossa. Anche la vitamina D ha un ruolo fondamentale. Non è una vera e propria vitamina, ma è stata vista avere un'azione ormonale. Viene prodotta dal contatto del sole con la nostra pelle, è in grado di attivare la soppressione tumorale, produce l'apoptosi mitocondriale, quindi la morte cellulare programmata, fa in modo che le cellule non perdano il controllo, e protegge quindi da danno le cellule, da danno cellulare, quindi da genesi tumorale. È presente anche in molti alimenti come il tuorlo d'uovo e il pesce azzurro, quindi negli alimenti più grassi, essendo una vitamina liposolubile. È fondamentale anche masticare lentamente. È stato visto che un pasto deve durare almeno 30-45 minuti. Non dobbiamo correre subito avanti al computer dopo aver mangiato, ma dobbiamo mangiare lentamente. Questo perché è stato visto che masticare lentamente permette di ingerire meno cibo. In particolare sono implicati due ormoni: la grelina, che è un ormone prodotto dal nostro stomaco, che stimola il senso di sazietà, ed è stato visto che questo si riduce in rapporto agli atti masticatori, e la colecistochinina, è un ormone prodotto dal duodeno, trasmette il senso di sazietà. Quindi noi più mangiamo lentamente, più ci dedichiamo al pasto, più riusciremo a perdere peso e a dimagrire. Dobbiamo porre particolare attenzione alle ore serali, perché è stato visto che la sera è il periodo in cui si mangia di più, perché non siamo distratti dalla giornata lavorativa e quindi cerchiamo una coccola serale.
Queste possono essere cioccolato fondente minimo 80% cacao perché a basso contenuto di zuccheri. Ci sono dei biscotti a basso coefficiente energetico e porzionati. Molto importante porzionare i biscotti, comprare dei biscotti che siano già in dei pacchetti, piuttosto che prendere un pacco, inserire la mano dentro e finirlo, perché ci dà una sensazione di inizio e di fine. E quindi sarà molto più difficile andare a iniziare di nuovo ad aprire un altro pacchetto. E poi ci sono delle tisane particolarmente ricche di melatonina oppure di triptofano, che è un precursore della serotonina, che ci permette di rilassarci e di addormentarci. L'importante è sempre quello di mantenere l'equilibrio durante i pasti principali. Vi voglio lasciare con un messaggio: che il cibo non è solo nutrimento per il nostro corpo, un mezzo per soddisfare un bisogno primario, ma il cibo è molto altro. È storia dei popoli e personale di un individuo, è cultura, tradizione, scambio di emozione, passione, dolore, sofferenza e malattia, e non dobbiamo mai sottovalutarlo. Tutto quello che mangiamo siamo noi. Grazie Salvatore, hai fatto una relazione che ci ha dato un sacco di spunti tra cultura, scienza, però anche praticità. Grazie davvero. C'è qualche osservazione che volete fare? C'è qualcosa che vi ha colpito, che avete imparato da quello che ha detto, che magari potrebbe cambiare i vostri comportamenti in base a quello che avete sentito? Per esempio, ho trovato molto curiose le indicazioni su come fare per non mangiare troppo, no? Possono essere dei trucchi del mestiere che ci ha regalato. Che effettivamente il rapporto col cibo è un problema per tutti. Tutti vogliamo essere scattanti, in forma, magri, però abbiamo così bisogno dei cibi di conforto in tutto lo stress che invade le nostre giornate, quindi non è tanto facile rinunciare a quel pacco di biscotti, a quella tavoletta di cioccolato. Quindi è importante trovare dei sistemi, anche delle strategie per resistere alle tentazioni. Voi come la pensate su questo argomento? Chi è che mi vuole regalare una domanda o un'osservazione? Tu che dici, qual è il tuo segreto per essere in forma? Vabbè, il lavoro. La dieta e l'attività fisica fondamentalmente. Anche il movimento. Anche il movimento, devono camminare sempre di pari passo. Ma anche l'attività fisica non deve insorgere in eccesso, perché molto spesso vedo persone che poi tendono a ossessionarsi verso l'attività fisica, quindi tre volte a settimana senza esagerare, per una passeggiata di 45 minuti, un'ora al giorno senza gli eccessi, che vedo fare anche da ragazzi molto giovani che si chiudono in palestra per ore e tutti i giorni. Questo può creare anche uno squilibrio ormonale, quindi è fondamentale anche questo messaggio. Carlo, c'è una domanda. Sì, andiamo al grande giornalista. Abbiamo qui. Prima non ho salutato due persone, adesso approfitto per farlo. Abbiamo come media partner Michele De Angelis. Conoscete un po' Michele De Angelis sui social? Ciao Michele. Ciao Michele. Michele è un po' la testimonianza storica di tutti gli eventi più importanti che si tengono in penisola sorrentina e non solo. C'è un evento, ed è veramente importante, se c'è la testimonianza di Michele De Angelis. Quindi veramente un applauso per chi ci rende partecipi di tutto quello che accade, anche quando non ci siamo in persona. Ed è il Covid, è stato importantissimo il suo intervento, perché ci ha fatto seguire un sacco di cose che non avremmo potuto fare quando eravamo chiusi in casa. Importante, oltre all'alimentazione, ritengo l'attività fisica, ma far sempre movimentare il cervello. Dovete sempre creare, cercare di innovarvi, creare delle cose che possono dare piacere a voi e anche agli altri. Io tutta la giornata mi alzo la mattina alle 4:30, alle 5 curo il giardino, inizio a fare qualche lavoretto, incomincio a creare delle opere che poi danno soddisfazione a voi, vi arricchiscono e poi praticamente diventano oggetti di arredo della casa. Michele, ma tu quanti anni hai? Posso chiedere? Come, certo, ho solamente 76 anni, fatto a febbraio. Io allora quasi 24 ore al giorno. E un'altra persona che voglio ringraziare è il giornalista di Cose, non solo di giornalista, che vorrei già ringraziare per la sua presenza. Grazie per essere qui come contributo da... Buongiorno.
buongiorno a tutti. Avevo una domanda, perché io ho fatto l'atletica anche le gare in pista, l'emozione di correre i 400 metri al San Paolo, oggi si chiama Maradona, e pensavo, mentre guardavo le slide, agli integratori, no, perché si parla di dieta e spesso siamo condizionati dalla pubblicità per gli integratori, quindi volevo una sua riflessione. Domanda molto interessante, grazie. Gli integratori, lo dice la domanda stessa, devono integrare quella che è una carenza nutrizionale, quindi nel momento in cui nella persona che ne è carente, ad esempio a livello muscolare di amminoacidi, si dà l'integratore, ma se una persona sana per fare prevenzione si può fare assolutamente a meno, perché la dieta comprende tutti i nutrienti essenziali per la salute. Grazie. Basta la corretta. Grazie, se non ci sono altri interventi, congediamo il nostro nutrizionista e chiamiamo la ginecologa.